Ogni primo sabato del mese i cittadini e i turisti possono fare un'esperienza unica nel cuore del centro storico, grazie alle visite guidate al cortile delle statue, ai tesori di Brari e ai resti archeologici della Biblioteca Universitaria di Napoli, che dopo 11 anni di lavori di ristrutturazione ha riaperto spazi e ne ha aggiunti di nuovi, ritrovando così la bellezza della facciata e quella del cortile delle statue e del loggiato, fra i resti della prima chiesa edificata dai Gesuiti nel Cinquecento. La visita alla biblioteca, la seconda a Napoli con 1 milione di volumi, comincia con un'introduzione storico-topografica e uno sguardo ai resti archeologici e prosegue al primo piano con i busti di illustri personaggi storici, lo splendido salone di lettura ottocentesco ed un'esposizione di volumi di particolare pregio e importanza delle collezioni librarie. La visita dello scorso sabato, inserita nell'estate a Napoli, è stata anche arricchita dalla rappresentazione teatrale a cura degli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, con un omaggio a Maria Giuseppina Castellano Lanzara, la storica direttrice della biblioteca tra il 1936 ed il 1965, e dalla Rivoluzione Partenopea del 1799, fra i busti degli eroi Eleonora de Fonseca Pimentel, Domenico Cirillo e Gabriele Mantonè.